divisa in due ale, un'ala maschile e un'ala femminile. E noi appunto eravamo proprio divisi addirittura da uno scalone, uscivamo in orari distinti, non avevamo alcuna possibilità di contatto con la parte maschile dell'altra ala. Le classi erano molto molto numerose, 30, 31, 32, e c'era quello che regnava, quello che mi ricordo che regnava era l'ordine, il silenzio, il rispetto, erano tutti valori che ci venivano inculcati giorno per giorno. Tutto era schematizzato, tutto era ordinato. Quando mi ricordo quando dovevamo andare durante la ricreazione al bagno, ci si andava in fila. Anche la fila era organizzata in maniera precisa, puntigliosa, i bassi avanti, le basse avanti e gli alti indietro. E si camminava tranquillamente, serenamente, seguendo la maestra e non è mai accaduto nulla. Questa scuola aveva le scale, noi stavamo al secondo piano. Anche quando uscivamo, mi ricordo il direttore che sovrintendeva questo fiume di bambini che uscivano e con calma, con tranquillità scendevamo le scale e andavamo al portone centrale dove ci aspettavano le nostre mamme.